Abbiamo ora davanti a noi il testo, questo testo che cominciamo a leggere con quella fatica che già abbiamo annunciato, una fatica che diventerà indiscutibile fin dalle prime battute, perché siamo in presenza di un modo di argomentare che è diverso rispetto a quello che solitamente noi usiamo, ma non solo. Siamo anche in presenza di un autore il quale usa ampiamente modalità di interpretazione della Bibbia stessa, dell'Antico Testamento stesso, modalità che appartengono al mondo del giudaismo, a una letteratura che è sempre stata sempre più studiata in questi ultimi tempi, ma che è ancora per buona parte estranea, come una specie di pianeta inesplorato, anzi qualche volta è molto simile a una foresta lussureggiante al cui interno i viottoli spesso si perdono. È per questo motivo che dovremo anche tante volte fare riferimento al senso originale del testo biblico usato dall'autore della lettera agli ebrei, perché il senso originale è diverso. Egli attribuisce a quella frase che cita, a quel passo che utilizza nel suo discorso, attribuisce dei sensi che sono tante volte confermati proprio dalla letteratura giudaica a lui contemporanea. Anzi, avremo occasione di dirlo, ma l'abbiamo già detto anche nel discorso di apertura, che l'autore usa anche delle vere e proprie tecniche che sono proprie di questo modo di lettura della Bibbia, caratteristico dell'orizzonte giudaico e che era stato ereditato anche dalla primitiva comunità giudeo-cristiana. Io, come sapete, come vedete dal titolo, io oggi vi propongo la lettura dei primi due capitoli e, come sempre, sulla base di quello schema, di quello spartito che abbiamo avuto occasione di indicare nell'ultimo nostro incontro, parto con l'annunzio tematico. Cioè, se ricordate, l'autore, costruendo quel suo polittico di argomentazioni in cinque parti, ha sempre anticipato il tema che egli intendeva sviluppare in ognuna delle tavole del polittico. Il tema qui lo vediamo formulato in maniera molto chiara al termine dell'introduzione, di quell'introduzione solenne costituita da una sola frase di fine impianto retorico greco che abbiamo l'ultima volta letto. Alla fine di quella frase, si diceva, di quella lunga frase introduttoria, si diceva che Cristo, 1:4, versetto 4 del capitolo 1, Cristo è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Ecco il tema, una comparazione tra Cristo e angeli. Una comparazione che si fonda, come vedete, sul nome. Cristo ha ereditato un nome che è superiore a quello degli angeli. Naturalmente qui, anche se uno ha una conoscenza scarsa della letteratura biblica, sa che il nome corrisponde effettivamente a un nome, e nella fattispecie è il nome Figlio. Tuttavia, il nome è sempre indicativo di una sostanza, di una realtà della persona. Nel mondo semitico il nome è la persona, è il suo destino, è la sua entità profonda, è un po' tutto il suo itinerario simbolicamente riassunto nel nome. Qualcosa comunque del genere è proprio di tutte le culture. Noi sappiamo già che il famoso detto assonante latino, nomen omen, il nome è un auspicio, è un augurio, è in un certo senso procede in questa stessa linea. Ebbene, gli angeli hanno un nome, cioè hanno un'entità, hanno una sostanza, hanno una qualità, hanno una personalità di tipo inferiore rispetto al Figlio, il cui titolo è appunto Figlio di Dio, e come tale è un titolo supremo. Ora, l'autore, per dimostrare questa tesi, ricorre a un collage di citazioni. Nel capitolo primo, pensate, ne elenca 7, e già cominciate a intravedere anche qui la mistica delle cifre caratteristica del mondo ebraico. 7 citazioni bibliche, che sono però non
semplicemente casuali, sono frutto di un progetto. Noi sappiamo, d'altra parte, che già nel mondo giudaico, e abbiamo avuto delle controprove una volta scoperti i famosi manoscritti di Qumran, cioè i manoscritti del Mar Morto, sapevamo che nel mondo giudaico esistevano quelli che gli studiosi da tempo avevano ipotizzato e che avevano chiamato con un termine latino i testimonia, cioè erano delle selezioni di testi biblici dell'Antico Testamento composti a mo' di fiore, di florilegio, attraverso i quali si cercava di dimostrare alcune tesi di tipo teologico. Si raccoglievano testi diversi, si componevano in un determinato tema. Di solito il tema dominante era quello messianico. Tant'è vero che abbiamo un celebre florilegio messianico, di tendenza messianica, trovato nella quarta grotta di Qumran. L'autore nostro, su questa scia soprattutto messianica, dico, usando però la Bibbia dei cristiani, qual era l'Antico Testamento dei cristiani? Era ormai prevalentemente, le comunità ormai si erano diffuse anche nel mondo greco, non era il testo ebraico originale, era la versione greca antica, cosiddetta dei 70. Usando la traduzione greca, questo autore cerca di dimostrare la sua tesi, proprio come facevano i rabbini. E la sua tesi è questa, quella annunciata della superiorità qualitativa di Cristo sugli angeli. Che il primo brano da considerare sia il capitolo primo, noi lo vediamo anche da un dato di fatto, che non è solo l'indicazione capitolo primo, perché ben sapete che la divisione in capitoli e in versetti è posteriore, le opere non sono state concepite così. Lo vediamo da un segnale stilistico che facilmente tutti potrete riconoscere una volta che ve lo indicherò. Gli orientali, nello stile orientale, amavano molto, l'ho ricordato anche l'ultima volta, le inclusioni. E l'inclusione è un procedimento letterario, non solo semitico, però lo amava molto, per esempio, negli articoli che scriveva quando era in vita Mauriac su Le Figaro. È un procedimento secondo il quale si parte con un modulo, con una forma, con un'espressione e si conclude con la stessa espressione o con un'espressione analoga o con un modulo analogo. Guardate in questo caso come è evidente la cosa, che il brano è tutto qui. Noi proviamo a leggere il versetto 5 e sentiamo questo interrogativo. A quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? Noi facciamo scivolare via tutto il capitolo e arriviamo verso la fine, nel versetto 13 del capitolo, dove si dice: a quale degli angeli poi mai ha detto: siedi alla mia destra finché io non abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Come vedete, la formula è identica, il contenuto è diverso, ma anche se sostanzialmente si annoda attorno allo stesso tema. Però vedete la formula stilistica. A quale degli angeli Dio ha mai detto? A quale degli angeli ha mai detto? Per due volte si delimita il perimetro. Quindi ci muoviamo nell'interno di questo perimetro. E nell'interno di questo perimetro l'autore, e qui proprio bisognerebbe disegnare il piano del suo ragionamento, l'autore usa un'altra tecnica, una tecnica abbastanza usuale in molte letterature, è la tecnica cosiddetta del chiasmo. Chiasmo prende il nome da una lettera dell'alfabeto greco, che è la chi, e questa lettera si indica con una X, cioè con due righe che si intrecciano, che si incrociano. Ora, noi vedremo che nel suo modo di procedere l'autore procede sempre in maniera chiastica. Prima parla del figlio,
poi parla degli angeli, poi ritorna agli angeli e va al figlio, riprende col figlio e va agli angeli. Quindi è un modo di procedere molto particolare che adesso cercheremo di dimostrare passo per passo, paragrafo per paragrafo. Cominciamo, partiamo quindi con una A, il figlio, a cui seguirà una B nella comparazione, gli angeli. Seguirà un B primo, gli angeli, a cui seguirà a sua volta un A primo, il figlio, per avere un A secondo, il figlio, e avere un B secondo, gli angeli. È una tecnica un po' complessa, se si vuole, così di ragionamento, che però, vedete, cerca in qualche modo di continuare a collegare l'un elemento con l'altro in una specie di flusso continuo. Cominciamo col figlio. Il figlio entra in scena subito nel versetto 5. L'autore ci fa vedere, ci fa balenare le sue prime due citazioni dell'Antico Testamento. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E ancora: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio? Di per sé la cosa è abbastanza trasparente e immediata. A nessuno degli angeli è stato detto figlio. In realtà l'autore, il nome figlio, è solo di Cristo. In realtà i due testi che l'autore usa per dimostrare che Cristo è il figlio sono due testi che nell'Antico Testamento non avevano questo valore strettamente messianico. Il primo testo è il Salmo 2, versetto 7. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Ed era il cosiddetto protocollo reale col quale nel giorno dell'incoronazione, dell'intronizzazione, il re veniva dichiarato figlio divino. Il faraone era figlio naturale, fisico, biologico, diremmo, della divinità. Il re di Israele non lo era in questo senso, forse in forma adottiva, comunque in una forma molto più pallida, perché Israele non voleva assolutamente rovinare, incrinare la trascendenza di Dio. Allora abbiamo, come vedete, una dichiarazione che era blanda, che l'autore però usa in senso messianico forte, come usava però anche la tradizione giudaica. Lui lo usa in un senso molto più forte, il senso cristiano, per cui Gesù di Nazaret, Messia, è il figlio in senso stretto di Dio e non soltanto in senso esornativo, come lo si diceva del re, e in senso più alto del Messia, ma non in maniera così diretta. Anche il secondo testo usato, secondo Samuele 7,14, fa parte di una pagina celebre dell'Antico Testamento, che è il cosiddetto oracolo del profeta Natan, pronunciato da questo profeta nei confronti di Davide, il quale sognava di poter costruire nella capitale appena costituita Gerusalemme un tempio che gareggiasse coi templi delle altre capitali dell'Antico Oriente. Solo che Dio sorprendentemente rifiuta il tempio e, come ben sapete, in secondo Samuele 7, assicura lui una casa, invece di avere per sé una casa in Gerusalemme, assicura una casa a Davide, cioè una discendenza. E in questa discendenza Dio sceglie di essere presente. Piuttosto che essere presente nello spazio sacro, Dio ama essere presente nel tempo, nella storia che inerisce, che aderisce come pelle all'uomo. Lo spazio è sempre più estraneo all'uomo rispetto al tempo, che è una qualità molto più inerente a noi. Ebbene, l'autore cita questa frase: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Ma naturalmente questa dichiarazione sempre della divinità, che si curva sul suo suddito sovrano, suo luogotenente sulla terra, come amministratore della giustizia, e lo dichiara figlio in senso lato. Per l'autore invece il nome di figlio pienamente conviene a Cristo, perché egli è autenticamente figlio e non è semplicemente il re intronizzato, figlio di Dio in senso lato.
Lasciamo questa interpretazione cristiana dei due testi e vediamo ora che cosa l'autore usa dell'Antico Testamento per definire gli angeli. E abbiamo il versetto sesto. A, il figlio, B, gli angeli, nel versetto sesto. E di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice Dio, lo adorino tutti gli angeli di Dio. E qui è evidente, l'autore che cosa ha citato? Ha citato un versetto di un inno, un cantico, il cantico di Mosè, che si trova nel capitolo 32 del Deuteronomio, al versetto 43. Prende quel cantico, estrapola, come vedete, una frasetta, non preoccupandosi del contesto né di nulla, è un modo di citare che naturalmente non corrisponde ai procedimenti scientifici attuali, è un modo di citare allegorico, libero, creativo. E vede, ma come? C'è questa frase, adorare, l'adorazione da parte degli angeli di Dio. Egli non ha nessuna esitazione, la applica agli angeli nei confronti di Cristo, del primogenito. E allora vedete che si viene esplicitata proprio la differenza fondamentale. Gli angeli adorano colui che è chiamato, avete sentito, il primogenito. Quindi la posizione di Cristo è una posizione sovrangelica. A, B. Figlio, angeli. Ora che cosa ci attende? Evidentemente per il chiasmo, angeli. Di primo. E l'autore, subito dopo, in 1:7, cita il Salmo 104, versetto 4. Il Salmo 104 sta cantando in un vero e proprio arazzo multicolore lo splendore della natura, baciata dal sole. In inizio però si rappresentano i venti che soffiano su questa immensa distesa colorata che è l'universo. E i venti venivano considerati come i messaggeri di Dio, i suoi angeli. La parola angelo significa appunto in greco messaggero, come l'ebraico malak. Ebbene, ecco che cosa dice il nostro autore. Degli angeli invece si dice: è lui che fa i suoi angeli come venti e i suoi ministri come fiamma di fuoco. Il vento è la folgore. Messaggeri di Dio. E allora è chiaro la dimostrazione del nostro autore. Il Salmo 104 ci insegna, nel versetto 4, ci insegna che gli angeli sono semplicemente messaggeri di Dio. C'è una subordinazione totale alla volontà di Dio, alla finalità che Dio deve raggiungere. B primo, abbiamo detto, gli angeli. Che cosa ci attende adesso? A primo, il figlio. Eccolo il figlio, nei versetti 8-9. Leggiamo prima il passo. Del figlio invece afferma, il tuo trono, Dio, sta in eterno. E ancora? Scettro d'equità è lo scettro del tuo regno, hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò ti unse Dio, il tuo Dio, con olio di esultanza più dei tuoi compagni. L'autore qui che cosa cita? Cita il Salmo 45. Il Salmo 45 è uno dei pochi epitalami, regali, cioè è un salmo per le nozze del re. E si descrive, tra l'altro, ci sono due cammei stupendi nell'interno di questo salmo, che è molto bello peraltro. Due cammei, da un lato c'è il ritratto prima del re, del principe, che nel giorno delle nozze appare, sfolgora in tutta la sua bellezza e il suo splendore. Tant'è vero che viene chiamato essere divino, o Dio, ma è il re però. Tant'è vero, avete sentito, si parla di scettro, si parla di amministrazione della giustizia. E nell'altro cameo, che a noi non interessa, che tra l'altro la tradizione cristiana poi ha letto applicandolo a Maria, c'è la rappresentazione della regina, di cui si descrive lo splendore dell'abbigliamento e si dà anche una notizia per cui gli studiosi hanno pensato che fosse niente meno che l'epitalamio, il canto nuziale. L'autore si mette in scena anche lui in apertura e dice: le mie parole sono quelle di uno scriba abilissimo e veloce nello scrivere. Anche l'autore si effigia quasi, come avveniva nei grandi quadri o nelle grandi tele, nei grandi affreschi, in cui in una scena magari di battaglia o in una scena principesca anche l'autore si rappresentava a margine.
Ecco, questo autore introduce la regina e la definisce con un elemento significativo. È una figlia di Tiro. E allora alcuni hanno pensato niente meno che fossero le nozze, l'epitalamio, il canto nuziale per le nozze di Jezabele, la terribile principessa fenicia, con il re Acab. Il re, la re e regina che faranno versare anche lacrime di sangue a Elia, contro cui Elia si ergerà solitario in difesa del Dio di Israele. Ebbene, al di là di questa identificazione, l'autore che cosa ha fatto? Ha estrapolato questo primo ritratto, quello del principe, l'ha applicato a chi? L'ha applicato a Cristo, dicendo esplicitamente che il figlio è re ed è per di più interpellato come Dio. C'è in ebraico questa definizione della retorica curiale, della retorica di corte, essere divino. Invece egli è un re divino in senso stretto e consacrato, che porta la giustizia nel mondo. Da un lato gli angeli, che sono semplicemente i servi, i messaggeri scagliati per il mondo. Dall'altra parte, fermo, solenne, seduto nel suo trono, il figlio. Andiamo avanti. Ci attende a primo il figlio. Dopo il figlio subito, secondo la tecnica chiastica. Ed ecco che appare il figlio nei versetti 10-12. E il figlio ora è descritto sulla base di un altro salmo, il salmo 102, nei versetti 26-28. Come vedete, anche le edizioni delle Bibbie che avete voi tra le mani probabilmente continuano a mettere le citazioni. È il testo tutto un ricamo di citazioni, è quello che si usa a chiamare lo stile antologico, per cui si procede proprio antologizzando l'Antico Testamento. Qui si usa un salmo che ha tutt'altro significato, se ne prende ancora una volta, come era stato nel canto di Mosè, si estrae un filo, è come da un tessuto che viene tolto un filo. Filo per cucire, un filo d'oro magari, per cucirlo in un altro tessuto. E qui che cosa si estrae? Si estraggono i versetti 26-28 del Salmo 102, per dimostrare, attraverso due immagini molto belle, molto intense del Salmo, l'immutabilità divina assoluta del figlio di contro alla precarietà, alla fragilità umana. Sentite i versetti 10-12. E ancora, tu, Signore, da principio hai fondato la terra e opera delle tue mani sono i cieli. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito. Come un mantello li avvolgerai, come un abito, e saranno cambiati. Ma tu rimarrai lo stesso, e gli anni tuoi non avranno fine. È una immagine molto potente, soprattutto questa immagine di, sapete che i cieli erano concepiti o come una tenda, una grande tenda, cui piuoli erano piantati sulla superficie terrestre, oppure come una calotta, una cupola metallica. Qui l'immagine è l'immagine proprio della tenda, poi del mantello e del vestito. Dio prima li ha distesi, poi quando sono invecchiati li prende, toglie questa tenda e ne compra un'altra nuova, e li avvolge per gettarla via. Ecco la differenza tra, vedete, la realtà creata e il creatore. Naturalmente là era Dio, il creatore in scena. Qui l'autore che cosa fa? Lo applica a Cristo. Cristo immutabile come Dio, noi le creature invece precarie. Abbiamo detto A secondo il figlio, B secondo naturalmente gli angeli. E concludiamo con gli angeli nei versetti 13-14. 13-14 l'autore cita un salmo messianico celebre. Notate che è partito con un salmo messianico celebre, un salmo regale messianico celebre, il salmo 2, quello che abbiamo letto in apertura nel versetto 5. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Finiamo ancora con un salmo messianico, il 110, usato anche nella nostra liturgia, applicato ormai a Cristo, che nella lettura dei 70 soprattutto era un salmo ormai messianico. Mentre originariamente era una celebrazione soprattutto del re davidico, il quale trovava la fondazione anche del suo sacerdozio
E questo salmo, notate bene questa nota che io faccio ora, perché questo salmo verrà riportato ancora dopo dall'autore, trovava il fondamento del suo sacerdozio, il re davidico, dove? Non certo nel suo essere dei figli di Levi, perché noi sappiamo che i discendenti di Davide erano della tribù di Giuda. Lo trova nel fatto che egli si connette al sacerdozio di Melchisedec, quel re sacerdote che aveva incontrato Abramo, come ci insegna Genesi 14. Quindi era un sacerdozio tutto particolare. Per ora cominciate a tenere in mente questa idea di un sacerdozio particolare secondo la genealogia di Melchisedec e non quella levitica, perché è su questo che l'autore continuerà poi la sua riflessione più avanti. Ebbene, la conclusione dell'autore è facile. Agli angeli non vengono dette queste parole, che sono indirizzate invece al personaggio centrale, che è il re davidico, in questo caso è il Messia ormai, nel caso dell'autore della lettera agli ebrei, Cristo, che è invece considerato come re perfetto e pieno. A quale degli angeli poi Dio ha mai detto: siedi alla mia destra finché io non abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Non sono essi tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro che devono entrare in possesso della salvezza? Vedete la conclusione sugli angeli. Cristo da una parte è per eccellenza il sovrano solenne, assiso sul suo trono, Salmo 110. Trono accanto a quello di Dio, partecipe della regalità di Dio, e gli angeli sono semplicemente al servizio della storia della salvezza, persino di noi che dobbiamo essere salvati. Infatti si dice: sono inviati per servire coloro che devono entrare in possesso della salvezza. Sono inviati da Cristo sovrano, sono inviati da colui che è il vero arbitro della storia e della salvezza. Io penso che non sia stato difficile finora seguire questo percorso, anche perché questa pagina francamente non è difficile. Anche una volta che si è entrati nel movimento, nel tipo di ragionamento, prendere passi dell'Antico Testamento e cercare di leggerli in chiave messianico-cristologica. Naturalmente la cristologia neotestamentare è molto di più della messianicità dell'Antico Testamento, perché, come ben sapete, il Messia dell'Antico Testamento non è figlio di Dio in senso stretto, non partecipa della divinità, ma è soltanto un grande inviato, l'ultimo, perfetto inviato di Dio, l'autore dell'ultima parola divina. In questo senso, paradossalmente, sarebbe più vicino agli angeli. Cristo, invece, è il Messia che ha in più la definizione di figlio di Dio. Ecco, tra parentesi, possiamo anche interrogare, ma perché mai l'autore ha bisogno di scrivere un capitolo intero sulla questione angelica confrontata alla questione cristologica? Naturalmente una sensibilità diversa dalla nostra, questo è fuori di dubbio. A parte il fatto che adesso, come avete visto in questi ultimi mesi sui giornali, c'è questa rifioritura di interesse per gli angeli, che è segno, a mio avviso sempre, di una, con tutto, buona pace, di tutte le ragioni che si cercano di tipo spiritual, misticheggiante, o di tipo anche, qualche volta, qualche sforzo filosofico-teologico, sono i segni invece un po' di un certo declino della nobile ricerca religiosa. Cioè ci si confronta su figure, vedete, molto più modeste, intermedie, molto più vicine a noi. La ricerca cristologica è molto più alta. L'autore proprio non vuole indulgere a questa tentazione. D'altra parte, quanti tra di voi sono stati così fedeli da avermi seguito anche in passato nella lettura della lettera ai Colossesi, ricorderanno che questa comunità della provincia remota dell'Asia Minore, Colossi, questa comunità aveva corso un certo rischio di eresia, bollato duramente dall'autore della lettera ai Colossesi, proprio per l'importanza attribuita ai principati e alle potestà e alle potenze angeliche. Quindi vi ricordate che l'autore affrontava più o meno in questi termini, non in questa maniera ma come contenuto, affrontava proprio la questione angelica, dicendo che essi non erano mediatori al pari di Cristo tra Dio e l'uomo. Cristo è il mediatore unico
e superiore e perfetto. Gli angeli sono mediatori marginali. E la scena, se ricordo bene, nel capitolo 2, al versetto 15 della lettera ai Colossesi, rappresentava questi principati e potestà e potenze angeliche che erano messe nel corteo trionfale di Cristo, quasi come quando gli schiavi, i vinti, vengono condotti dietro il corteo del vincitore. Siamo pronti per fare un passo ancora in avanti, capitolo secondo. Capitolo secondo che noi ora leggiamo comincia coi primi quattro versetti che io metto tra parentesi, che lascio leggere a voi, ma che indico come curiosi. Curiosi di una tecnica dell'autore, di un modo di procedere mentale e omiletico dell'autore. Voi avete sicuramente in mente una partizione, una divisione della lettera dell'epistolario di Paolo pressoché costante. Paolo, lo dicevo anche l'ultima volta, cominciava con una lunga riflessione di tipo teologico, a cui faceva seguire, nella seconda parte della lettera, in maniera qualche volta più contratta, nella lettera ai Romani la riflessione teologica va avanti fino al capitolo undicesimo. Quella, la seconda parte, quella di tipo morale, applicativo, pratica, va dal capitolo dodicesimo al quindicesimo, 16 sono i saluti. Quindi, pochi capitoli. Però c'era questa partizione, bipartizione, questa divisione. Diversa invece è l'impostazione del nostro autore, che dopo aver finito un capitoletto teorico fa un'applicazione pratica. Ecco, nei primi quattro versetti avete una applicazione parenetica, esortativa, pratica, subito accostata e non distanziata come nell'epistolario paolino. Il tema è molto semplice. Avete capito tutti, vuole dire l'autore? Avete tutti capito sulla base della Bibbia la superiorità di Cristo rispetto agli angeli, rispetto a qualsiasi altra presenza superiore al nostro orizzonte? Ebbene, aderite allora al suo messaggio, alla sua parola, alla salvezza più grande, come egli dice, che egli ci offre. Un'applicazione semplice. Noi lasciamo da parte, riprendiamo il discorso teologico. Dal versetto quinto del secondo capitolo. E qui siamo in presenza di un trittico che è però ritmato in questa maniera, uso un'immagine un po', forse un po' plateale, l'autore ha un passo in avanti e un passo indietro. Un passo è ancora fermo nella questione angelica, per cui vedremo ancora balenare questo tema del passato, la riflessione sul rapporto Cristo-angelo. Però al tempo stesso c'è un passo in avanti, c'è il nuovo tema che si configura. E qual è questo nuovo tema? È un tema altissimo, che l'autore poi, sul quale l'autore lavorerà, continuerà a cesellare il suo ragionamento senza tregua, è la definizione della solidarietà di Cristo con noi, con l'uomo. Io vorrei allora cominciare a leggere subito il primo paragrafo. Primo paragrafo, vi dico anche dove si trova, così l'avete davanti agli occhi subito. 5-9, i versetti 5-9. Come sempre, l'autore usa la Bibbia, usa l'Antico Testamento, liberamente interpretata. Io vorrei distinguere in questo paragrafo due momenti di lettura. Cominciate a seguire il primo movimento di lettura, sempre in questa prima tavola del nostro ideale trittico. I versetti 5-8. Leggiamo lentamente e vedrete che il passo nel passato c'è, nel ragionamento precedente. Non certo a degli angeli egli ha assoggettato il mondo futuro del quale parliamo. Anzi, qualcuno in un passo ha testimoniato. Tra parentesi, notate il modo curioso che ha di citare la Bibbia, questo autore. Certe volte dice semplicemente, dice, legei, dice sottinteso l'autore, Dio il più delle volte.
con la sua parola. In questo caso invece qualcuno in un passo, una citazione a senso quasi, in realtà lui cita poi in maniera precisa un salmo celebre, il Salmo 8. Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu te ne curi? Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli assoggettato ogni cosa, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Tuttavia, al presente non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. L'impressione forse non è di chiarezza estrema. Tuttavia, una volta sciolti i piccoli enigmi sottintesi alle espressioni, si vede chiaramente che l'autore, pur essendo ancora legato al tema dell'inferiorità degli angeli rispetto a Cristo, comincia già a mettere il passo in avanti sulla solidarietà di un Cristo il quale sembra inferiore agli angeli, come dice il Salmo. Sembra, anzi, che non abbia ancora salvato tutta la realtà, non sia capace di sottomettere tutta la realtà, come diceva il Salmo 8. Però per capire questo dobbiamo capire cosa significa il Salmo 8. Il Salmo 8 è un canto notturno di grande bellezza. Quando i cieli contemplo e la luna e le stelle che tu accendi nell'alto, questo Salmo, che probabilmente si riferisce a una celebrazione notturna di Israele, è in realtà una grande meditazione sul senso dell'uomo. Che cos'è mai l'uomo perché tu te ne prenda cura? La domanda fondamentale. Che cos'è mai l'uomo nei confronti dell'universo, di queste costellazioni, di questi immensi sistemi siderali? E soprattutto che cos'è mai l'uomo nei confronti di Dio? È il principio della canna pascaliana, una realtà fragilissima. Eppure tu l'hai coronato di gloria e di onore e hai posto tutto sotto i suoi piedi. L'autore invece legge questo salmo come se fosse applicato a Cristo. Diciamolo in una maniera un po' più semplice. È il canto dell'uomo. L'uomo però noi sappiamo che è un essere pericoloso, come il re della terra. Si comporta tante volte spadroneggiando come un tiranno cieco, ottuso ed egoista. E allora questo autore, sulla scia però anche di una tradizione precedente, applica il Salmo 8 alla notte di Natale, anziché alla notte dell'uomo, e la applica a Cristo, il quale entra in scena come il vero sovrano, delegato dal Padre a reggere tutto l'universo, però contemporaneamente questo figlio di Dio, molto diverso del figlio dell'uomo, è in sé non ancora arbitro di tutto l'universo, non ancora tutto il mondo gli è stato sottomesso, anzi pare inferiore agli angeli. E voi capite dove si vede l'inferiorità di Cristo agli angeli, come dice il Salmo, dell'uomo. Di poco inferiore, l'originale ebraico dice a Elohim, che forse è meglio tradurre con Dio, ma l'autore traduce con la traduzione dei 70, legittima, con la versione greca, gli angeli. Come mai? Dove noi vediamo che Cristo è più in basso degli angeli? Quindi contraddicendo il discorso precedente, lo è nella sua umanità. E allora ecco subito dopo il secondo movimento, il versetto 9, dove entra in scena Gesù re, ma come? Re attraverso la croce. Vedete che l'autore con molta finezza cerca di salvare l'una e l'altra dimensione di Cristo. Cristo è il figlio per eccellenza, rimane, è sovrano, deve dominare, però d'altra parte non domina tutto. È dello stesso orizzonte di Dio, però è inferiore agli angeli. Come? Lo è come figlio, è superiore agli angeli ed è identico a Dio, ma come uomo egli è inferiore agli angeli, egli è ancora debole e ha dimostrato la sua regalità
attraverso la sua sconfitta, la sofferenza della croce. Sentite il versetto 9. Quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, come uomo, nell'umanità, lo vediamo ora coronato di gloria e di onore, come diceva il Salmo 8. Quindi, come Dio. Ma a causa della morte che ha sofferto, perché la grazia di Dio, perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti. Vedete, i due volti di Cristo Dio e di Cristo uomo sono definiti in maniera profondamente intrecciata. L'incarnazione. Gesù è il Figlio, Figlio di Dio, è Re, ma lo è proprio attraverso, e sottomette tutto l'essere, attraverso però la fraternità con noi, attraverso la sua morte, che è però morte salvifica. Vedete che non si distingue mai un momento in cui Gesù è solo uomo o Gesù è solo Figlio. Lo è contemporaneamente. E l'autore, vedete, che nota che non si deve mai cancellare la qualità di inferiorità che il Cristo ha diventando uomo rispetto agli angeli. Lui che è superiore agli angeli in quanto Figlio. Siamo pronti a passare alla seconda parte? Seconda parte, seconda tavola di questo trittico, nei versetti 10-13. Allora l'autore parte e ormai il piede che era nel nuovo tema è del tutto calcato, anzi anche l'altro ormai arriva nel secondo tema, nel nuovo tema da sviluppare. Qual era questo tema? La solidarietà con gli uomini di Gesù, di Cristo, attraverso la sofferenza. Io qui vi leggo in due momenti ancora il testo. Siamo nei versetti 10-13. Seconda tavola, come ho detto, la solidarietà di Cristo con noi. Cominceremo col versetto 10, difficile, sul quale sono stati scritti anche molti, sono stati versati tradizionali fiumi d'inchiostro, non solo qui ma anche in passi che sono paralleli. Sentitelo così come suona il versetto 10, anche voi vi accorgerete che c'è qualcosa che a prima vista imbarazza. Ed era ben giusto che colui per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che guida alla salvezza. Che cosa vorrà mai dire questa frase? Beh, a prima vista la frase non è difficile, perché si dice: colui, Dio, Padre, per il quale e dal quale sono tutte le cose, avendo voluto salvare tutti gli uomini, i suoi figli, portarli alla gloria, che cosa ha fatto? Ha reso perfetto, mediante la sofferenza, il capo che guida alla salvezza. Ha reso perfetto, e questo è già una cosa un po' difficile, chi? Chi è questo capo che porta alla salvezza? Chi è la guida alla salvezza? È Cristo. Ecco, dov'è la difficoltà? La difficoltà è proprio in questo teleion, greco. Rendere perfetto. Come può essere fatto perfetto Cristo? Ma Cristo non è la perfezione per eccellenza? Siamo di fronte a un'eresia? No, e qui naturalmente è proprio chiaro tutto se noi vediamo mediante la sofferenza. L'autore, cioè, vuole parlare di una crescita dell'uomo Gesù ai fini della nostra salvezza, attraverso l'itinerario tormentoso e tormentante della sofferenza, della passione e della morte. Per cui dobbiamo dire che qui si tratta di una perfezione di tipo morale. Gesù, in altri termini, diventa uomo, e diventa uomo progressivamente. Quando lo diventa in maniera completa? Non prima, quando è in mezzo a noi soltanto, quando passa attraverso il dolore e la morte, perché tutti sappiamo che il dolore e la morte sono le qualità nostre, di creature limitate e imperfette. E allora vedete che l'autore sta ancora una volta studiando l'incarnazione, e l'incarnazione è il modo con cui Cristo diventa uomo perfetto, uomo in senso pieno, come lo siamo noi. E l'autore ripeterà questa stessa cosa nel capitolo 5, ai versetti 8-9. Ve lo voglio leggere, ascoltatelo soltanto per ora, perché poi lo riprenderemo questo testo. Sentite ancora
lo stesso tema della perfezione in crescita, perfezione umana, dell'umanità di Cristo. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza. È come uomo. Da che cosa? Dalle cose che patì. E reso perfetto, perfetto come uomo moralmente, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Ormai entra in scena anche il volto divino. Vedete, mai scissi tra di loro. È vero che uno potrebbe dire, ma allora l'autore non riconosce la perfezione strutturale di Cristo? No, egli la conosce. E la conosce quando? Quando parla della resurrezione. Allora in quel caso dice, Cristo è reso perfetto in eterno. Non impara, è stabilito come perfetto in eterno. In 7:28, per esempio, quando si dice che Cristo è totalmente perfetto una volta che appare nella sua gloria. Vorrei perciò distinguere, vedete, due tipi di perfezione. C'è una perfezione progressiva in Cristo, che è quella della sua umanità, che è attraverso la sua assunzione dell'umanità, un'assunzione che avviene attraverso il passaggio in quell'ultima frontiera, la più terribile, quella della sofferenza e della morte, ma che è quella che alla fine poi s'affaccia laddove appare la perfezione suprema, quale? Quella della divinità, che è strutturale al Cristo. Io spero che mi abbiate seguito in questo discorso, che non è semplice, però è attorno, gioca sempre, vedete, alla verità fondamentale della nostra fede, che Gesù è vero uomo. E se io prendo sul serio l'umanità, devo anche prendere sul serio questo itinerario di formazione, che l'autore vede soprattutto e molto acutamente nella sofferenza e nella morte. Non nell'imparare le cose, non nella gioia, non in queste qualità che non sono così specifiche dell'uomo, del limite, come la morte, e la sofferenza e la morte. Devo leggere anche gli altri versetti, versetti 11-13, questi sono più semplici forse, e sono ormai la celebrazione della nostra fraternità con lui, o meglio, della sua fraternità con noi. La totale immersione nel destino umano. Provate ad ascoltare questi versetti, versetti 11-13. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da uno solo, per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Dicendo, e qui abbiamo due citazioni, sempre base biblica libera per le proprie tesi. Cita innanzitutto il Salmo 22, che è il famoso Dio mio, perché mi hai abbandonato, solo che lo cita in finale dove abbiamo, è un Salmo che come sapete comincia nel De Profundis e finisce nel Te Deum, comincia nella lacerazione più profonda e finisce cantando, cantando il regno di Dio, cantando la liberazione e la salvezza. Ecco, nella finale, e adesso io vi invito proprio a badare attentamente alla parola, non alla frase, alla parola che l'autore ha mirato, prendendola da quel salmo, per riuscire a dimostrare la sua tesi. Il versetto 11 cosa diceva? Che Cristo non si è vergognato di chiamarci fratelli. Deve trovare la prova biblica. Dove va a cercare? Va a cercare un versetto, secondo quei metodi che a noi sfuggono, del Salmo 22, il versetto 23, trova questa frase. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. Ma l'autore dice, bellissima citazione questa della mia tesi, perché abbiamo, là era l'orante, l'orante salvato, l'orante guarito, che in mezzo, nel tempio, ringraziava Dio per il dono ottenuto, in mezzo all'assemblea dei credenti e ai suoi fratelli ebrei. Qui invece l'autore cosa dice? Come dice la Bibbia, Cristo, stando in mezzo ai suoi fratelli, che siamo noi uomini, annuncia la salvezza che egli ha operato attraverso la sua umanità. Ma anche, vediamo se riuscite a capire come l'autore dice qualcosa di più. Quando io vi dico che cosa c'è in greco al posto della parola assemblea. Assemblea in ebraico è keal adonai, kal. In greco c'è ecclesia,
che vuol dire convocazione, coloro che sono chiamati, come Kaal ebraico. Però naturalmente per l'autore, per noi, il senso è già diverso. Cristo si presenta tra i suoi fratelli che sono i membri della Chiesa, ma non è contento. L'autore va avanti e cita un passo di Isaia anche, aggiunge un passo di Isaia. Nel versetto 13 cita Isaia 8, versetti 17 e 18. E ancora, io metterò la mia fiducia in lui e inoltre, eccoci, io e i figli che Dio mi ha dato. E questa è veramente, ancora una volta, una bella, un bel modo allegorico di dimostrare una scena di forte suggestione. Pensate, nel testo di Isaia, capitolo 8, Isaia presentava i suoi figli, i figli della sua famiglia, quelli che aveva avuto da sua moglie, li presentava davanti a Dio e poneva la sua fiducia in Dio con tutta la sua famiglia. Il nostro autore prende quel versetto e dice: guardate, Gesù si presenta sulla ribalta della storia della salvezza del mondo insieme alla sua famiglia, e la sua famiglia sono io e i figli che Dio mi ha dato. Notate la sottolineatura profonda della nostra appartenenza a Dio attraverso una filiazione e della nostra appartenenza a Cristo attraverso la via della fraternità. E naturalmente le immagini allora saranno due, quello che noi possiamo mettere al termine di questa secondo paragrafo che abbiamo letto. Cristo è solidale con l'umanità, e l'umanità che cos'è? Salmo 22. La Chiesa, la sua Chiesa, secondo Isaia 8, è la sua famiglia. Giungiamo alla fine, riusciamo a resistere fino all'ultimo paragrafo, il paragrafo col quale concludiamo è quello dei versetti 14 e 16. Terzo momento, ormai l'autore, vedete, continua a camminare in avanti nel tema che abbiamo indicato. Qual è il tema? La solidarietà. Ma non dimentichiamoci che egli si preoccupa a questo punto di annunciare anche ciò che dovrà dire poi. Leggiamo i versetti 14 e 16. È piuttosto contorto il discorso, però io vi segnalo, vi invito a stare attenti, mentre io leggerò adesso questi versetti, a stare attenti ai versetti 14 e 16 che fanno parte del terza parte, la terza tavola del trittico, a badare a certe parole che sono un po' le parole fondamentali. Morte, per esempio, paura. Sentiamo. Poiché dunque i figli della stessa famiglia hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto partecipe. Chiarissima la definizione dell'incarnazione. Per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Cristo non è diventato nostro fratello così, per un gusto semplicemente di amicizia o filantropico. Per combattere la morte che si annida dentro di noi, l'ha assunta su di sé, il diabolico della morte, e liberare così quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la vita. E qui, guardate, in finale, un tratto che sicuramente accenderà anche una piccola luce nella vostra mente. Vi farà venire in mente come questo autore non dimentica mai tutto il procedere del suo fluviale e torrenziale discorso. Di che cosa aveva parlato prima? Dov'era il suo passo prima? Era con gli angeli. Egli riprende ancora. Un ultimo cenno, quasi come in una specie di sinfonia dove ancora si recupera un fraseggio musicale che era ormai disperso. Un po' come fa certe volte nelle sue opere Wagner, che 50, 60 frasi diverse, sembra perso, va a ripescarla ancora, quando è ormai lontanissimo e remoto nella memoria. Infatti il versetto 16 dice: egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. E credo che a questo punto sia facilissimo capire qual è il terzo tema, sempre sul tema della solidarietà, diciamo, il tema della terza parte. La solidarietà
di Cristo con noi è fatta per liberarci dalla paura della morte, per liberarci dalla schiavitù del dover morire, per liberarci dalla realtà diabolica e artigliante della morte. Bene, siamo stati capaci di stare nell'interno del tempo a noi destinato facendo una lettura, come avete visto, riga per riga. Prossimamente non riusciremo sempre a fare così. Io penso che l'esperienza che avete fatto con la fatica di dovermi seguire è però un'esperienza positiva, credo, perché l'autore, vedete, non è poi così oscuro come sembrerebbe a prima vista, come forse quando avrete letto il testo vi è sembrato. Ma io adesso voglio finire, ho ancora pochi minuti, voglio finire dicendovi una cosa che voi stessi dovreste quasi lanciarmi. L'autore ha finito il suo primo grande ragionamento, ha finito la sua prima parte della lettera. Che cosa ci ha detto? Ci ha detto sostanzialmente che Cristo è infinitamente superiore a quelle creature che pure sono così alte e grandi come gli angeli. Secondo, però, anche ci ha detto che Egli è talmente sprofondato dall'essere vicinissimo a noi, avendo sperimentato il lento procedere nella galleria oscura, nel grembo oscuro del dolore della morte. Che cosa ci attende ora? Ma secondo la te, ho già sentito difatti da qualche eco, da una sibilante che risuona, ed è corretto che attendiamo l'annunzio di ciò che dirà poi, l'annunzio tematico del tema che dovremmo sviluppare nella nostra prossima lettura. L'autore lo fa, certo che lo fa, e lo fa in due maniere. Primo, annunciando e facendo anche ad uso nostro il riassunto di quello che ha detto prima, dimostrando in questo di essere anche un bravo, anche se piuttosto sofisticato, maestro. E allora, con un'attenzione particolare, io non aggiungerò parola se non forse per sottolineare, ascoltiamo gli ultimi versetti del capitolo 2, che sono i versetti 17-18. Il versetto 17 è il nuovo tema, il tema futuro che ci attende, laddove avremo delle parole fondamentali come archiereus, sommo sacerdote, e due aggettivi, pistos e eleemon, cioè misericordioso, fedele e misericordioso. E il versetto 18 che invece fa riassunto. Proviamo a sentire, versetto 17. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, il passato, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Ecco il tema. Sommo sacerdote misericordioso e fedele che espierà il nostro peccato. Riassunto, versetto 18. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova, l'umanità. Grazie.